Catania spumeggiante nei primi 25 minuti, Catania accorto e attento nel resto della gara, Catania volitivo dopo il pareggio della Juve Stabia, frutto di una fiammata per andarla a vincere. Sei d'accordo? Sicuramente, siamo partiti col piede giusto, abbiamo fatto un approccio importante alla gara, andando con il doppio vantaggio. Era una squadra difficile da trovare, da incontrare, siamo partiti col piglio giusto. Abbiamo preso due gol che hanno complicato sicuramente la gara, ma siamo stati bravissimi a rimanere in gara, in partita, concentrati perché eravamo consapevoli di poter portare a casa un risultato importante. Alla vigilia della gara il mister aveva parlato della necessità di riconquistare presto e bene la palla. È una cosa che il Catania ha fatto, che hai fatto personalmente molte volte in questa partita. Esatto, ci ha chiesto di lavorare tanto sulle seconde palle, nel momento in cui c'era un errore andare subito alla ricerca della riconquista, e credo che la squadra nel complessivo abbia eseguito una partita di grande livello, sia a livello tecnico che atletico. Sul piano personale, come giudichi la tua prestazione? Sono contento, credo di essere in netta crescita a livello di forma fisica, a livello di consapevolezza in campo, tutto merito della grande fiducia del mister, dello staff e del gruppo. Seconda vittoria consecutiva, è la prima volta che accade per il Catania in questa stagione. È il segnale di una squadra che sta ritrovando quella tranquillità, di cui parlava il mister dopo il successo di Picerno. Sicuramente, questo è un gruppo giovane che le vittorie aiutano a portare consapevolezza, determinazione, a portarci dentro realmente il nostro valore, a far esprimere i giovani sempre in maniera importante. Quindi credo che la doppia vittoria sia una dose di fiducia per poter guardare al futuro e continuare a lavorare nel migliore dei modi. Proviamo a raccontare ai tifosi rossoazzurri quella che è stata la comunque soddisfazione dello spogliatoio nel post-gara. Le vittorie sono veramente qualcosa di indescrivibile. Quando torni a casa dopo una vittoria, anche in famiglia è tutto diverso. Quindi rientrare nello spogliatoio, festeggiare con i nostri compagni dopo settimane di lavoro, di sacrifici, è qualcosa veramente difficile da spiegare. Però siamo contenti che stiamo portando entusiasmo, stiamo portando vittorie importanti per questa grande piazza. Quindi dobbiamo continuare così e non dobbiamo assolutamente accontentarci. Sei tra i più esperti, allora ti chiediamo anche un giudizio su questo magic moment di Luca Moro che stasera è capocannoniere del girone C. È un grande giocatore, ma prima di tutto un professionista, un ragazzo che è molto silenzioso nello spogliatoio, sempre al momento giusto arriva in palestra per lavorare, fare prevenzione, è un ragazzo che deve tenere i piedi per terra, è giovane, ci parlo tanto perché ha un futuro importante davanti, deve continuare a lavorare, non accontentarsi perché è sulle stelle, però arrivare nelle stalle è un attimo, quindi deve continuare equilibrato a continuare quello che sta facendo.